prego balla, ti prego muoviti come fai samba. Se vuoi dell'acqua ti compro una spiaggia, ma tu balla. Grazie Sofia, raga, che bello tornare dopo le vacanze. Che bello, sì, che sono finite le vacanze, il mare, gli snorsi, bere, ingrassare, prendere 6 kg, vai in palestra, ciccione di madre, bufu. Sigla! A tutti voi dagli Arcade Boys. Era un sacco di tempo che non mi tornava sta sigla. Siamo tornati dopo queste bellissime vacanze, avete visto il video di ieri che è quello dedicato. Siamo tornati più incazzosi di prima. Bravo. Il discorso è proprio questo. Cosa è successo in queste vacanze? Prima di partire, c'è stato quell'attacco tranquillo che c'è stato fatto dai piani alti. Secondo, ci siamo un po' rotti le palle della situazione del rapper che pensa di essere il capo del mondo. Ma poi questa sudditanza psicologica dei fan e anche dei non fan, dove tu non puoi parlare dell'artista perché non sei un artista, certo. E per parlare di uno devi essere più bravo di me. Pure Eminem c'è sta cosa, slow down, io parlo di che cosa. Poi io parlo pure del Papa. Ma che cazzo può? Siamo tutti esseri umani, siete tutti uguali come noi, ragazzi, quindi parlo di quello che voglio, di come voglio, e se non ti va di guardarmi non mi guardi. Cioè, prima del video un bellissimo cartello dove c'è scritto che nessuno dovrebbe guardare questa trasmissione. Devi aggiungere sotto, sì. Devi aggiungere perché volevamo fare rapper ma non ci siamo riusciti. Io volevo fare rapper da piccolo, è vero, ma adesso no, a fare lo youtuber. È bellissimo fare lo youtuber. Io non volevo fare il rapper da piccolo, io non volevo fare niente. Tu volevi fare il rapper da piccolo. Le mie cose, raga, le ho fatte al mio piccolino, con la mia piccola attività. Poi non ho rotto le palle a nessuno. Non ho rotto le palle a nessuno finché la musica di Brian ha pervaso la mia vita e ho iniziato a pensare che forse sarebbe meglio a dirlo. Sì, cioè, una piccola voce. Oh, ma l'articolo di Ano su sto magazine? L'hai toccata piano. Non è stato capito. Scrivere è stato un altro ragazzo che però mi hanno detto che quel ragazzo voleva scrivere per sto magazine. Ci sarà dietro un po' di rancore perché non ti hanno preso a sto magazine? Speriamo di no, perché l'articolo è bello e mi è piaciuto molto. Sì, anch'io volevo scrivere per sto magazine, poi mi sono accorto. E sei uno scrittore fallito e quindi. E allora scrivo Moccia e Fabio Volo insieme. Il volo della Moccia di Mammata. Moccia. Satira! Questo preambolo lunghissimo, ragazzi. Quest'anno saremo cattivissimi con tutti. La Dremba sarà Dremba, se la roba bella sarà Dremba, da se comunque. Fa, dipende chi la fa, vediamo. Io non lo so, io per me comunque. Allora, abbiamo subito, aprendo le tendenze, il primo video in tendenza è Achille Lauro, Purple Rain featuring Jamie Tights. Prima intenzione e poi intenzione. Sì. La calda notte dell'ispettore Fada. Posso mandare flare perché sei dicendo cazzate rana. Vai! Purtroppo devo vedere. No Face, che è l'agenzia di Achille. No Face. Detto da Mattia Di Tella e Achille Lauro. Ah, ok. Achille Lauro, famoso regista. La Ferrari. Ah, iniziamo con i cliché, mi raccomando. Eccolo, amico tuo. Incredibilissimo poi che da Rubin Ferrari. Quando sono arrivato sul set, gli artisti avevano speso l'intero budget del video in altro. Chi è questo? Fedez che parla dei Bushwaka? Satira! Yacht, auto di lusso, gommoni, paracaduti, tutti gli accordi erano saltati. Avevano comprato di tutto, dalle caramelle gommose a quantità indefinite di. Costretto a mandare via la troupe con la telecamera in mano, ho pensato che il vero video fosse quello che stava accadendo davanti ai miei occhi. Mattia Di Tella. Ho capito che è successo. Allora, hanno chiamato un regista. Ha detto, ragazzi, abbiamo un budget, lo usiamo per fare quello che ho in mente io. Sei arrivato sul set, Achille Lauro sarà speso tutti i soldi. Questa è la favoletta. E quindi ha fatto la coproduzione con Achille Lauro. No, questa è la favoletta della serie. Guarda, facciamo il video pacchiano. Però lo diciamo, lo facciamo apposta. Come figlio della merda parte 1. Però lo facciamo apposta a fare il video pacchiano perché non abbiamo idee. Ma è arrivata la mala Ferrari. Appunto, no, non hai capito un cazzo. No, adesso facciamo il video pacchiano. Però facciamo la paraculata dicendo questa frase qua. Sì. Perché intanto non abbiamo idee, ma facciamo comunque il video pacchiano. Io invece credo che sia più preciso della mia cosa. Che questo sono arrivati, hanno speso tutto quanto. È arrivato il regista, ma i soldi dove sono? C'è ancora dei. Ma questo è quello che hai letto, ritardato. Esattamente quello penso che sia. Sei un c***o. Ma è partito questo video? No, perché gli danno il tempo di leggere ai diversamente. Ecco, diciamolo, yacht. Quantità indefinite di m***a. Cazzo sei diventato grasso. Quando esco guardo il cielo, non è sullo sfondo del cielo, ci sei sempre tu. Blu è tuo. Sì, che bello. E adesso piove quanto è bello, sempre Purple Rain. La linea melodica degli Tom. Sì, con il
sei miei Bluetooth. So come il Ferrari, cavrò. Cavrò. Bello però Bleach così. Mosceria. Mosceria. Ah, ok. Le Gucci madre, che cacca. Ma non ha nei video. Ma vabbè, infatti non te l'ha tirato giù il video? Che fa Boston? Sei pazzo? Corre. Ma corre a prendere la droga. Corre a piedi nudi in mezzo alla strada. Queste balenziate? E queste Gigi. Ho capito. Opla. No, ho capito, ho capito. Queste Gigi. Non so, non capisco. E queste Gigi. Sarà un modo per chiamare la droga. Ma che cazzo vuoi? Cioè, ma che cazzo vuoi? L'importante è che la metti in moto. È il pulsante, cioè. A volte si possono studiare dettagli sui video e basta. Solamente prendi la telecamera documentale. Okay. Questo video è una cioè è inutile, cioè hai fatto proprio il cliché. Proprio brutto. Mega budget, affittare tutto, classico video s***o. Sì. Con la storiella per giustificare il video s***o. Ma sempre il video s***o rimane. Che non c'era una storia, quindi è una ripresa. No, io me ne dico a queste Balenciaga e queste sì. Sai chi mi ricorda? Fa mamma p***a. Sì, Yem. Peggio di Yem. Il macchinone, le m***e, i bambini e non esatto, era il video di Yem con Boston. Uguale, sì. Bravo! Boston. Sì, bravo! Se al posto di quella tua che cantava con Yen, metteva Boston. È uguale. Non gli tiravano giù il video. No, probabilmente no. Ma è perché è lui che molesta i bambini. Chi? Se Boston. No, non li molesta i bambini, Boston, dai. Boh, raga, io dobbiamo anche leggere il testo di sta roba. Io ben dica, questa è Valenziaga e questa è invece. Leggiamo questo votismo di testo. Allora. Se noi prendiamo l'idea di Achille Lauro che fa questa roba un po' eclettica. No, non c'entra niente. No, perché ha fatto robe più belle, quelle Lauro, le più eclettiche. Boh, è musica. Musicalmente non è brutto il pezzo, musicalmente parlando, se non avessi sentito le parole. C'è le blu, mi manchi tu. Infatti ho detto senza parlare le parole, musicalmente le produzioni sono belle. Posso dare la mia interpretazione o devo certo, leggere come biglino? Fada. Se leggiamo come biglino e facciamo finta che quello che è scritto è quello che intendono lui. Ok, poi se vogliamo fare della teologia, allora diciamo ok, allora, però non raccontiamo più quello che c'è scritto. Amici d'arte, raccontiamo... non prendetevi a male, ora leggeremo come biglino leggerebbe questa cosa, cioè leggendo esattamente quello che il testo vuole dire e non la dietrologia che c'è, okay. Va bene? Così non possono fare le Insta Story dicendo ma che cazzo vuoi? Se però omettiamo parti dei testi per arrivare al significato che vuoi tu, allora Fada sceglie i testi che vuole lui. Strofa 1, Jamie Tights. È partito il motore? È partito il motore. Nel senso che andava il bombo, deve portare al meccanico. Sì, non è. Quando esco, guardo il cielo e non è sempre blu. Non è sempre blu. E sullo sfondo del cielo ci sei sempre tu. Brr, brr. Vuol dire che comunque è brr. O lui stesso o freddo. Lui sta oppure la vibrazione stesso del cellulare. Vabbè, ma non dobbiamo. Aspetta, non dobbiamo. No, queste sono tutte ipotesi. Brr, brr. Okay. Facciamo finta che brr, brr voglia dire brr, brr. Cara, sì, ho gli occhi rossi come pomodori. Scusi. E se cerchi quei miei amici, mi sa sono fuori. Ma che... scusa, quindi lui, lei ha chiamato lui sul cellulare per trovare i suoi amici. Lui ha chiamato le... cioè raga, qua è palese. Lei chiama lui per chiedergli dei suoi amici. Lui fa, mi sa che sono fuori. Ma quel mi sa, se io ti dico mi sa che, vuol dire che non è che ne sono proprio sicuro. No, mi sa, no, come una... Sì, lo so che mettono quegli outfit appariscenti. Abbinano l'oro della collana a quello dei denti. Loro, i miei amici, sì, non miei amici io, io no. Hanno gli occhi stanchi, i pantaloni bianchi, si ubriacano e scrivono amore mio. E gli scrivono amore mio. Quindi la tipa chiama per conto della tipa degli amici dove sono quegli stessi amici che lui presume siano fuori. Perché dice, lo so, subriacano e gli scrivono. Non le scrivono, gli scrivono. Adesso piove. No, 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 è importante. E la grammatica è importante. Si ubriacano e gli scrivono, amore mi manca. Quindi questi amici scrivono ad altri esseri umani di sesso uguale. Gli, perché gli è maschile. Allora forse vuol dire che le amiche, cioè le fidanzate, non lo so. Adesso piove. Quanto è bello, sembra Purple Rain. Quanto è bello. Quanto è bello che sembra Purple Rain. E qua riprendiamo quello che fa poi Sfera e Basta, cioè i Teletubbies. Adesso piove, quanto è bello, sembra Purple Rain. Siamo in un taxi giallo e ne giriamo 6. Quindi Purple, giallo, 6, numeri, colori. Ho capito. Però questa è la tua. Ah, ragione, scusami. Ma non devi. Allora, fermiamoci subito quando ci accorgiamo che stiamo mettendo del nostro. Sì. Leggiamo. Fermateci pari, voi, pari. Ragazzi. Adesso piove, quanto è bello, sembra Purple Rain. Ok, un piove però rosso. Appunto, se uno mi dice quanto è bello, sembra Purple Rain, evidentemente esso stesso guarda la pioggia e la vede viola. Olacea. Sì, un po' pazzo. Siamo in un taxi giallo e ne giriamo 6. Quanti siamo in un taxi giallo però che ne girate 6? Se siete in 6, una testa. Qua mancano dei dati, eh. Con addosso più accessori, sì, di Moira Orfei. Bellissimo.
che pace l'anima sua, che torturava gli animali. Ritornello. Sì, con i miei amici. Ma non erano andati via, cioè non erano... No, perché poi gli ha detto una calla probabilmente. Ah, la fumano fino al filtro e pure le radici. Sì, fanno le canne con le radici. Cioè hanno tipo la canna, il filtro, e dopo il filtro c'è la radice. Sì, è probabile. Perché se tu la fumi fino al filtro e pure le radici, se scritta così vuol dire che tu fumi il filtro e dopo che hai fumato il filtro ci sono delle radici. Cioè loro mettono le radici dietro il filtro. Sì. Ho capito. Perché qua è testuale, noi stiamo leggendo proprio come è scritto. Perché sono cresciuti dentro quei palazzi. E questa cosa succede perché sono cresciuti in questi palazzi. Sì, quando tu cresci in quei palazzi. In quei palazzi grigi tu metti delle radici, che sputata, tu metti delle radici prima del filtro, okay. Ma non si sa se solo, però sì. Fanno più fogli loro della fotocopiatrice, credo che fanno più fogli loro, nel senso che fanno i fogli, fanno i soldi, okay, però non dobbiamo interpretare, però potrebbero anche avere una copisteria, non dovrebbero avere un lavoro che fanno dei fogli o comunque degli accessori, okay. Dio benedici, questa è una cosa che riprende lui da una vecchia. Dio benedici, quindi dà del tuo a Dio, ma io non posso parlare di lui. Lui può dare del tuo a Dio, ma io non posso. Dio benedici. Questa è una preghiera. Queste Balenciaga e queste Yeezy. Queste Yeezy che io non so. Ah, sono delle scarpe di merda, ho capito. Belle. Belle. Belle, cazzo, belle, 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 belle. Allora, io vorrei dire che questo testo è una merda. Non puoi dirlo perché tu non sei un rapper bravo come lui. Non puoi permetterti di dire nulla. Puoi solo leggere letteralmente e dire: se questo testo dice cazzate, io vi dico cazzate. Se questo testo dice cose vere, io vi dico cose vere. Io sto solo leggendo il testo. Rosa come una borsa. Questo è Achille Lauro. Lo specifichiamo perché sennò non possiamo attribuire ad Achille Lauro cose scritte da altri. Bravissimo. Rosa come una borsa. Io non sto negando che questa borsa sia rosa, però sto dicendo perché come il cellulare che ho fuma una mela rossa, quei colori fuma una mela rossa, solo colori. Ma intendi dire che le sostanze che sta fumando sono aromatizzate alla mela rossa o sta usando una mela come un bong? Penso se dobbiamo prendere perché quello... se tu buchi la mela, se dobbiamo prendere quello che dice lui, si sta fumando una mela, basta, appunto, quindi sta proprio fumando fisicamente una mela. Sì, rossa come il Ferrari che avrò, che avrò. Bella però questa cosa, eh? Questa weed è magenta e niente, i colori loro, questa weed no, magari è proprio la città di Magenta, però non è... Ah, quindi proveniente da Magenta. No, è proprio Magenta. Sta fumando la città di Magenta. No, è un paese. Il paese di Magenta. Ok. Questa Vuitton, come mi sta? Come mi sta? Non è una domanda. Come mi sta? Faccio due tiri e poi la lascio là. La Vuitton. Non è chiaro. Ha questa tirato tipa, due tiri di Vuitton, ho capito. Questa tipa è un Happy Meal. Happy Meal. Happy Meal. Cosa vuol dire? Cosa avrà voluto dire? Che se io ti bambini? Dico, se io ti dico, Daniele, sì. Questa tipa è un Happy Meal. Pieno di sorprese. O cancerogena. Comunque meglio. Sto fumando Mon Cheri. Ci mancava soltanto McDonald's che ci faceva correre. Cazzo. Sto fumando Mon Cheri. Quindi sta, oltre alle mele, fuma anche il dolcino, sì, dopo. No, aspetta, certo, scusa. Mela e dolce. Che comunque, però dovresti farla dopo. Caramelle mezza vi. Bello però questa cosa. Cioè, spezziamo una lancia. Bella questa cosa. Caramelle mezza vi, mesa mi. Interessante. Napoletano, francese. Franco-napoletano. Sto fumando cremerie. Lui qualsiasi cosa vedi, fumala. Vediamo che non ci vede la telecamera di Achille, che una ne abbiamo ci serve. Maria vuole sbottonare i miei Gucci nuovi. Best testo ever, ragazzi. C'è un bridge. Maria la fumano fino al filtro e no, è il ritornello, non è il bridge. Oh Maria. Ragazzi, posso fumarmi una scarpa? Beh, a questo punto puoi fumarti anche. Bene, ragazzi, noi vi salutiamo, non serve dire niente. Achille Lauro ha fatto molto di meglio. Il testo è chiaramente. Cemita e Zanche. Ma non è. Non interpretare. Io ragazzi, il testo noi l'abbiamo letto. Io l'ho letto, il testo non ci ho messo nulla di mio. Quasi. Va bene così. Fottetevelo voi. Poi. Ciao, adio. Vabbè, io vi do la mia, poi fatene quello che volete di quello che dico sì, io. Sì, non dovete credere a me, Achille Lauro, Bar. Bello anche il video.